l'assegnazione delle borse di studio sul tema etica e fair play e lotta al bullismo che si sono svolte all'interno della Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, che ha preso avvio la 22esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Anche quest'anno tanti grandi campioni e tante medaglie olimpiche, perché comunque i grandi campioni hanno il dovere di essere dei testimonial e dei portatori di messaggi positivi, quindi il nostro impegno è sempre stato quello di scegliere atleti che sono in pratica dei beniamini, degli esempi da emulare, ma comunque degli esempi positivi. Abbiamo un personaggio che a me ha veramente preso il cuore, è un chirurgo ortopedico che all'età di 30 anni ha avuto un gravissimo incidente in moto, è diventato paraplegico, si è fatto costruire una sedia a rotelle che diventa un esoscheletro e quindi continua ad operare, a fare la sua attività di chirurgo ortopedico con grandi risultati, e in più si è avvicinato allo sport, è diventato un atleta paralimpico nel nuoto ed è arrivato quarto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Tra i premiati di questa edizione, in programma dal prossimo 17 luglio a Castiglion Fiorentino, anche Noemi Biagini, studentessa del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, per i buoni risultati sportivi e gli ottimi rendimenti scolastici. La giovane avrà anche la possibilità di trascorrere un weekend presso il centro sportivo delle Fiamme Gialle ad Ostia. Di specialità io sto facendo i lanci e sono riuscita ad ottenere dei buoni risultati che mi porteranno anche a fare i campionati italiani e spero in un buon risultato.